Signore e signori, bentornati sul canale. Io sono Rudy e oggi continueremo il nostro viaggio alla scoperta delle edizioni di Harry Potter in italiano. Proseguiamo il nostro viaggio con la pietra filosofale Font Rosso Opera Movie, che sostituisce, dopo brevissimo tempo dalla sua pubblicazione, il celeberrimo Senza Occhiali, il quale viene messo in commercio tra giugno e ottobre 1999, ultima data appunto della prima stampa con font pre-movie. Da lì in poi si susseguiranno una serie di ristampe, per la precisione 6, che ci porteranno fino a luglio 2000. Dalla settima ristampa subentrerà una nuova sovracoperta con la saetta nella P di Potter. Il libro manterrà sempre la sua tela rossa e verrà messo in commercio da settembre 2000 a marzo 2001, arrivando così alla tredicesima ristampa. Dal maggio 2001 arriva la quattordicesima ristampa, il quale ci porta due importanti cambiamenti. Il libro non avrà più la sua tela rossa, ma avrà un cartonato con triangoli blu e neri, e purtroppo da questo momento la carta dei libri non sarà più vergine, ma semplicemente carta riciclata. Questo libro verrà proposto per molti anni. Infatti, dal maggio 2001 ci spingeremo fino a luglio 2007 con ben 22 ristampe. Partiremo dalla quattordicesima fino ad arrivare alla 36esima. Ma come per il Senza Occhiali, facciamo un cambio di inquadratura e andiamo a scoprire i libri nelle loro differenze. Iniziamo immediatamente dall'analisi della sovraccoperta dei due libri. Il primo, al centro, in caratteri molto grandi, troviamo il nome Harry, scritto in rosso con un bordo blu. J.K. Rowling, in blu, allineato a sinistra. Potter, poco più in basso, in rosso con bordo blu, sempre centrato. Appena sotto troviamo Ella Pietra, in bianco con bordo blu, allineato a sinistra. Filosofale, in bianco con bordo blu, allineato a sinistra, con rientro di riga. Salani Editore, in grassetto non centrato sulla sinistra. Il tutto su un'illustrazione di Serena Riglietti con un'inquadratura più allargata rispetto al Senza Occhiali, raffigurante Harry sulla destra, questa volta con occhiali, la cicatrice a forma di saetta sulla fronte, un cappello a forma di topo sulla testa e un cappotto verde, intento a osservare una partita di scacchi dove le quattro pedine sono per metà umane senza volto. Accanto a Harry Potter è presente un topo gigante con un foulard a righe azzurre. Lo sfondo di questa illustrazione è di colore giallo-beige che sfuma gradualmente in un verde oliva. Va notato che l'illustrazione continua sul dorso e sul retro della sovracoperta del libro. Nella nuova copertina, in alto, centrato, J.K. Rowling per esteso, in bianco con effetto ombra. Harry Potter, in verde e lettera P a forma di saetta, con bordo blu, sempre centrato. Poco più in basso il titolo del libro è La pietra filosofale, in bianco, centrato, con bordo blu. Salani Editori, non centrato, spostato sulla sinistra. C'è da dire che l'illustrazione di Riglietti viene ripresa in tutto e per tutto. È nei dorsi dove troviamo la maggior parte delle modifiche. Nel primo libro, in modo verticale, troviamo il nome J.K. Rowling, scritto in blu. Sotto appare Harry Potter in rosso con bordo blu. Successivamente troviamo il titolo del libro La pietra filosofale scritto in bianco con bordo blu. Infine, nell'ultima posizione sul dorso è presente il logo dell'editore Salani. Nella nuova sovracoperta, invece, in orizzontale J.K. Rowling tutto in grassetto, logo Harry Potter in verde con bordo blu. In un box verde con 8 punte, con bordo blu e scritta blu, primo anno in verticale. Da questa copertina in poi, tutte quelle che seguiranno porteranno progressivamente in ordine crescente il numero dell'anno. In orizzontale, Harry Potter in verde con bordo blu e la pietra filosofale in bianco con bordo blu. Logo Salani, leggermente più piccolo, alla base del libro in bianco con bordi neri. Passando al retro di copertina, il tutto rimane invariato rispetto al nostro Senza Occhiali. All'interno di un box trasparente con cornice color cipria scuro è presente un'illustrazione che ritrae Harry seduto in un angolo
privo degli occhiali con un cappello rosso in testa. Accanto a questa immagine troviamo una citazione di Ron. Nella parte inferiore sinistra, all'interno di un riquadro di colore bianco, sono presenti i seguenti dettagli. ISBN 88 77 82 7025 e il codice a barre 97 888 77 82 7029. Questa è l'unica differenza che c'è tra questi due libri. Il riquadro bianco nel primo, spostato leggermente a sinistra, nel secondo va a coprire il nodo che lega le due code dei topi. Anche in questo caso lo sfondo dell'illustrazione è composto da alberi, un prato fiorito che confina con la scacchiera e la coda del topo accanto ad Harry Potter. Quest'ultima è legata a quella di un altro topo tramite un fazzoletto a strisce azzurre, visibile nel primo libro, nella prima sovracoperta, meno nella seconda. E questo topo indossa un cappello da pedina degli scacchi. Le alette sinistre delle copertine ci introducono al contenuto del libro, offrendo un assaggio di ciò che ci attende durante la lettura di quest'opera. L'aletta destra, invece, offre un breve resoconto delle vicissitudini dell'autrice prima del suo raggiungimento del successo con il suo primo libro. Inoltre, nella nuova sovracoperta avremo anche le copertine di tutti gli altri libri della saga. Ovviamente questo volume è parte del progetto Grafco e abbiamo la citazione in copertina, illustrazione di Serena Riglietti. I libri si diversificano nelle copertine, come detto in precedenza, uno in tela rossa e l'altro copertina incartonato con triangoli blu e neri. Internamente i libri sono quasi identici, anche se ci sono alcune differenze che vediamo subito. Nel primo il nome è ancora per intero Joanne, mentre nelle nuove ristampe verrà cambiato il frontespizio, rimuovendo definitivamente, sostituendolo con le semplici iniziali. Nel nuovo libro vi è una nota alla traduzione italiana a cura di Serena Daniele. Infatti, come notiamo già dalla prima pagina, vengono apportate delle modifiche appunto alla traduzione. Mr. e Mrs. Dursley, e qui nella nuova traduzione avremo il signor e la signora Dursley. Altra particolarità è che viene finalmente modificata la parola o la casa pecora nera in corvo nero. Altra differenza sono le pubblicità finali. Mentre nel primo vi è la presentazione di libri di differenti autori, nel secondo vengono pubblicizzati i libri della saga di Harry Potter. Ordine della Fenice, Calice di Fuoco, Prigioniero di Azkaban, Camera dei Segreti. Il testo, come nel senza occhiali, va da pagina 5 a pagina 293. Nel libro, inoltre, sono presenti un totale di 33 illustrazioni, di cui 10 a pagina intera, e si ripetono in entrambi i libri sempre nelle stesse pagine. Ve ne farò vedere qualcuna, giusto per farvi rendere conto. Per vederle tutte vi rimando al mio primo video, quello sul senza occhiali, che vi lascio qui nelle schede. Pagina 7, pagina 8, pagina 15, pagina 19 e ci fermiamo qui a pagina 27. Come vi dicevo, tutte le altre le trovate nel video che vi lascio qui nella scheda. Il nostro racconto per oggi termina qui, ma nel prossimo video continueremo da questo gioiellino. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e vi possa essere utile in futuro. Vi invito inoltre a commentare facendomi sapere se avete già in collezione la pietra filosofale e quale ristampa. Qualora non l'abbiate ancora fatto, vi invito anche a iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!